RMO presenta 3 minuti con commenti su notizie, fatti e avvenimenti. Benvenuti e ben ritrovati da Elisa Fontana con un nuovo appuntamento di 3 minuti con. E oggi, nello spazio dedicato di Radio Montorfano alle nostre interviste, vogliamo parlarvi di un libro un po' particolare perché tratta di un argomento sicuramente curioso e per alcuni probabilmente anche ostico, ma credo che con questo approccio sicuramente incuriosirà anche un pubblico un po' più vasto. E per farlo chiaramente siamo in collegamento telefonico con l'autrice, quindi io do il benvenuto a Fiammetta Segala. Benvenuta e grazie di essere con noi. Grazie a voi. Fiammetta, il tuo libro è dedicato alla matematica, quindi un tema un po' particolare. Come mai questa scelta? La scelta è stata quella di legare il discorso matematico al discorso della rima, in modo da creare delle storie motivanti e dare vita all'occasione di fissare in qualche modo, in modo più puntuale, termini e concetti nella memoria. Ecco. Quindi è un po', come dire, viene esaltato l'aspetto ludico. Si tratta di giocare con le parole, ma in realtà si gioca anche con i concetti di una materia che apparentemente è piuttosto arida. Piuttosto arida, e tu infatti hai scelto di parlarci, di raccontare ai bambini, perché si tratta di un libro appunto dedicato ai bambini, del tema della matematica attraverso un metodo anche di apprendimento particolare, le filastrocche, piuttosto che le illustrazioni che sono contenute invece nel tuo libro. E da questo punto di vista, visto che so che tu comunque operi all'interno della scuola e sei quindi particolarmente legata al tema dell'apprendimento, soprattutto legato all'infanzia, ti chiedo quali sono i benefici di un insegnamento e di un apprendimento che potrebbe prendere a spunto anche dal tuo libro, appunto, Rime Rimate. Allora, i benefici sono sorprendenti, nel senso che comunque i bambini imparano delle regole in modo assolutamente, potrei dire, involontario, nel senso che le mie filastrocche sono sperimentate prima di tutto sulle mie classi, quindi voglio dire, nascono da un'esperienza reale ed effettivamente viene bypassata molto di quella difficoltà che c'è di solito confronti della matematica, della paura di non riuscire o di non comprendere al volo alcuni passaggi. Tra l'altro io insegno matematica pur non avendo una formazione di tipo matematico, perché io ho fatto lettere, quindi per me è stata la sfida nella sfida, cioè far diventare qualcosa di divertente, accattivante, qualcosa che anche per me forse all'inizio non lo era proprio così. E gli effetti sono benefici, nel senso che per esempio per darti un'idea ti dico che io il riporto l'ho insegnato in un giorno con una filastrocca e basta, finita, cioè nel senso che la filastrocca ha veicolato in modo veloce e istantaneo un concetto che a volte per dei bambini piccoli magari non è poi così immediato. Non è così semplice per gli adulti, figuriamoci per i bambini, però esatto. Sicuramente anche l'aspetto ludico e un po' divertente della matematica li avvicina ad amare questa materia che sicuramente poi nella formazione continua delle persone è fondamentale. Io però, Fiammetta, so che questo non è il tuo primo libro, perché tu hai già pubblicato sempre con Mannarino Editore un altro libro che è Il cuore sul banco, i sentimenti dei bambini e delle bambine a scuola. Come mai questa scelta? Allora, diciamo che il mio primo figlio, Il cuore sul banco, è stata una scelta proprio dovuta proprio al discorso dell'emotività, in quanto la mia idea è che se un bambino sta bene a scuola impara. Cioè, quindi la creazione del benessere prescinde da qualsiasi tipo di insegnamento. Rime Rimate comunque va in fila anche in questo filone. Addirittura io mi ricordo una frase che ho imparato alle superiori di Platone, che diceva: l'istruzione imposta non resta nell'anima. E quindi di cercare comunque di come dire, aiutare il bambino a sentirsi bene nell'ambiente dove sta. Il primo libro parla proprio del benessere del bambino affrontando le piccole sfide quotidiane, dal non riuscire a fare le cose, a sentirsi diverso dagli altri, al non riuscire ad andare d'accordo col compagno piuttosto che non riuscire a risolvere una lite. E anche questo è, non dico terapeutico perché non è il mio settore, io sono insegnante, però aiuta proprio a creare un clima positivo in classe, e creare un clima positivo predispone a degli apprendimenti efficaci.
quindi due libri in realtà, pur avendo argomenti tipo diversi, in realtà, come dire, hanno un filo rosso conduttore che li unisce, quello di passare sempre per l'emotività. Quello di essere poi anche dalla, tra virgolette, passami un po' il termine o l'espressione, dalla parte dei bambini, appunto, come dicevi giustamente tu, sì, per creare quel clima, soprattutto in classe, visto che i bambini e comunque anche gli adulti ci passiamo un sacco di tempo, sia i bambini che gli insegnanti. Il nostro ruolo è affascinare i bambini. E avvicinarli. Perché anche... Insegnare è facile, affascinare è difficile. Sono assolutamente d'accordo con te. Affascinare vuol dire proprio farli calare in questo mondo in modo, come dire, entusiasta, in modo di rapirli in qualche modo nella gioia anche dell'imparare. Assolutamente, sono d'accordo con te, non è solo un trasferimento di sapere, no, ma proprio introdurli all'amore per la conoscenza, sì, e, esatto, e appunto per il sapere. Io, Fiammetta, ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi, per averci dato la tua disponibilità e il tuo tempo, e ti faccio chiaramente un grande in bocca al lupo. Grazie, Creppi. Grazie, grazie mille. A voi. Grazie mille, grazie ancora a Fiammetta Segala, e vi ricordo che il libro di Fiammetta, Rime Rimate, è edito da Mannarino e lo potrete trovare in tutte le librerie bresciane, ma non solo, perché lo potete trovare anche online sul sito editorialemannarinonew.it. Vi do appuntamento alla prossima intervista. Ciao a tutti.